dove? Aiuto. Mi fa fare a restaurare il mondo. E già siamo in una piccola bottega, siamo in tre. Lei potrebbe assumermi? No, no, nemmeno io lavoro, quindi. La signora Saluzzi potrebbe assumermi. La posso assumere? Vorrei. Vorrei. Dovrei avere una società per assumerla, però. No, no, insomma, nella sua... sta lavorando a Sky, lei. Sì, ma io non assumo Sky. Dai, vieni a lavorare con i tavoli, okay. Qua. Ok, va bene. Quanto mi date? Scusi signore, una pashmina, per una buona causa, la mia. Con la porta del cane a farla finire. Questa è una cosa fantastica, lo voglio fare anche io. Chiedo della dottoressa Cadao e prenderà un appuntamento con il sottoscritto. Va bene. Va bene. La ringrazio. È vero che qualche lì il lavoro lo trova, perché ha avuto le palle di fare questo. Perché mi fai ridere? Dietro guarda. Forse tante ragioni, troppe ragioni per fare una cosa del genere. Grazie. Continuate, complimenti. Cosa pensa della situazione italiana? Beh, quello che pensano tutti. Cioè? E che siamo nella merda. È la zona franca, in un certo senso. La zona proprio di merda, però franca. Adesso è finito pure il nord. Almeno prima il nord stavano di più rispetto a sud. Adesso stanno subendo pure loro. Dispiace tanto leggere disoccupati in affitto. Proprio dispiace. Sì? Sì. Questo lavoro che tante persone un tempo non volevano fare, adesso con la crisi tanti si sacrificherebbero a fare. Io mi sono adattato per adesso. Hai studiato? No, non ho già studiato. Perché Milano una volta si dice Milan col cuore in mano, no? E non è più così. Mia madre continua a telefonarmi dicendomi di smettere con questa buffonata. Ma io voglio vedere come va a finire. Voglio trovare un lavoro.